Allora, se dovessimo descrivere questa partita, veramente c'è dell'incredibile, uno United che parte proprio con la marcia in granata, la quarta, la quinta, addirittura forse la sesta. Paolini, ma che partita è stata questa dello United stasera? Sapevamo che era una partita abbastanza difficile, perché loro comunque erano un grosso avversario. Siamo partiti bene, l'abbiamo messi sotto all'inizio. Poi purtroppo a un certo punto loro sono venuti fuori, perché comunque c'hanno giocatori di qualità come Gioia e Bacaro e ci hanno messo in difficoltà. Nello spogliatoio ci siamo guardati un attimo tutti, siamo tornati in campo, sapevamo che dovevamo portare la partita agli ultimi 7-8 minuti, perché a questo sport purtroppo le partite non finiscono mai. Siamo stata una squadra di cuore oggi, una squadra di cuore. E faccio i complimenti a tutti, perché abbiamo fatto gli ultimi 8 minuti nel quale sapevamo come colpire, grazie anche al mister che nell'intervallo ci ha spiegato bene alcuni dettagli che fanno la differenza. Io faccio i complimenti a mister, squadra, perché siamo un gruppo veramente grande. Un gruppo grande, forse anche un gruppo pazzo, però possiamo anche aggiungerlo, perché veramente questa sera ci avete fatto veramente soffrire, lo diciamo anche da parte, queste sono le parole un po' del presidente, questa sera veramente ci avete fatto soffrire. Paolini, una partenza rapida veramente, però loro non erano da meno, perché nonostante il gol hanno trovato subito il guizzo. Forse siete rimasti un po' troppo fermi sull'azione che ha portato al gol del pareggio. Sì, quando si prendono gol purtroppo ci sono sempre errori. Siamo rimasti fermi e dopo il pareggio siamo un po' scesi mentalmente. Quello... Certo, un gol come quello di Gioia non capita di vederlo spesso, però una fiondata lì un po' inattesa. Certo, parliamo comunque di un giocatore che ha queste doti, quindi l'ha messa lì e non potevamo farci niente. Siamo un gruppo pazzo, sì, però un gruppo che dimostra di poter giocare contro tutto e tutti. Anche perché sapevamo che loro erano o sono forse la candidata a vincere questo campionato. E per una squadra che affronta come noi, con tanti ragazzi che magari il nazionale non lo fanno da tempo, una squadra del genere, portare a casa una partita significa che noi in questa categoria non siamo, secondo me, una squadra di passaggio. Non siamo una squadra di passaggio, non siamo secondi a nessuno, direbbe il mister, lo sottolinea questa cosa. Ce la godiamo, ogni partita ce la godiamo come ce la godiamo in settimana, però bisogna cominciare un po' a capire che questa squadra veramente ha le doti, ha le caratteristiche per dimostrarlo che è una squadra che può far bene in questo campionato. Cosa manca? No, intanto buonasera a tutti. Io ringrazio Gianmarco per i complimenti, ma io ho detto una cosa ai ragazzi in settimana. Noi abbiamo perso una brutta partita sabato scorso e non eravamo fenomeni nelle prime due partite, non eravamo dei caproni dopo aver perso la partita di sabato, non siamo dei fenomeni oggi. Noi siamo una squadra che, se gioca insieme, porta a casa la prestazione, poi spesso quando fai la prestazione esce pure il risultato. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ma al di là di Bacaro e Gioia ci sono tanti altri ragazzi, perché Curcio, lo stesso Merlonghi, gli mancava fortunatamente Fantini, noi pure avevamo un paio di assenze pesanti. Però ripeto, abbiamo lavorato bene da inizio stagione. Il passo falso di sabato è perché noi purtroppo spesso giochiamo più contro noi stessi che contro gli avversari. Se riusciamo a maturare sotto questo punto di vista, perché è importantissimo, e oggi la differenza l'hanno fatti i ragazzi che giocano meno, perché quelli che hanno dato il cambio oggi, che hanno allargato la rotazione, a parte Carioti e Molinari che non sono entrati, ma Cenicola, Pulvirenti, lo stesso Rozzi, che pur acciaccato è riuscito ad entrare in campo, hanno permesso questa vittoria, insieme ai ragazzi che in campo, come Paolini, il capitano, Armenia, De Cicco e Savi, veramente veramente encomiabili. Oggi era una partita da giocare molto a livello di intensità, perché sapevamo loro l'avrebbero un pochino sofferta, e stare attenti attivamente, perché come gli lasci qualcosina su un paio, i primi due gol abbiamo fatto degli errori su cui abbiamo lavorato e che non dovevamo fare, questo mi rammarica. Però siamo in crescita sotto tutti i punti di vista e va bene. Mister, in crescita c'è comunque Edoardo Savi, perché lo hai forse preso nel momento, diciamo, meno opportuno, perché De Cicco lì davanti prendeva tante legnate, però si riusciva a creare degli spazi. Forse l'hai messo nel momento migliore, però sapevi che Savi aveva forse quella marcia
che poteva dire dai, carichiamoci, possiamo ancora fare qualcosa, possiamo ribaltarla questa situazione. No, Edoardo è un ragazzo che è cresciuto a pane e calcio a 5, quindi in campo ci sa stare. Io non ho fatto altro che utilizzare, come utilizzo gli altri ragazzi, brutto il termine, ma nel senso che loro devono mettere a disposizione la squadra le qualità che hanno. Edoardo ancora non sta bene, sta rientrando adesso, però è uno che in campo ti dà sempre tutto quello che può dare, e oggi quando è entrato ha fatto benissimo, soprattutto in tante altre piccole cose a livello tattico al di là del gol. Ma ripeto, questa è una vittoria del gruppo, è una vittoria dello staff che in settimana è stato vicino alla squadra, della dirigenza, del presidente, è una vittoria tutta loro e della gente che ci segue. Io anzi colgo l'occasione per salutare chi ci segue da casa, la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini che fanno il tifo per noi e che ci guardano da casa, quindi è la vittoria di tutti, è la vittoria del gruppo e della programmazione che abbiamo da qualche anno a questa parte. Noi, parte Gianmarco, il resto Edoardo, sì, ma sono tutti ragazzi che sono cresciuti con noi e quindi va bene, sono contentissimo. Peccato per i tanti gol mangiati, fortunatamente qualcosa hanno sbagliato pure loro. È stata una partita bellissima, ricca di capovolgimenti di fronte, ricca di tante belle giocate. Questo è il calcio a 5 che dovremmo sempre vedere sui campi, secondo me. Poi quando vinciamo ancora meglio. Quindi. Mister, ma le urla dentro gli spogliatoi, chi è che le alza, chi è che ha alzato di più la voce? Te o qualcuno di loro è stato... No, no, non abbiamo bisogno di urlare, non ci serve urlare. Noi lavoriamo in settimana, quindi urlare serve a poco. Tante volte vengo tacciato di essere troppo buono, però ho detto ai ragazzi, io mi ritengo comunque un formatore e secondo me ancora si fa formazione anche in queste categorie, nelle piccole cose. Come ha detto Gianmarco, in Torispoitore abbiamo lavorato su alcune piccole chiavi tattiche che nei primi 10 minuti hanno funzionato, poi loro hanno preso le contromisure, hanno uno dei migliori tecnici del panorama, credo regionale se non nazionale, e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Loro hanno preso le contromisure, noi abbiamo dovuto cambiare qualcosina e siamo riusciti a creare ancora qualcos'altro. Era una partita bloccata, io sapevo che se avessimo segnato, avevo preparato il portiere momento, ma sapevo che se avessimo segnato il 3-2 avremmo giocato fino all'ultimo minuto, e quindi poi fortunatamente siamo stati bravi a difendere il portiere momento, abbiamo fatto solo un errore, siamo stati graziati, ogni tanto gira bene anche a noi, però ripeto, la fortuna aiuta gli audaci, oggi siamo stati bravi. Bene, allora a questo punto l'ultimo dettaglio lo facciamo con Gianmarco Paolini, 3 punti veramente importanti, pesanti, conquistati con una squadra di tutto rispetto, a rovinare, continuare avanti lo stesso. Sì, noi siamo una squadra che ha un obiettivo, il nostro obiettivo è mantenere questa categoria, ce la giochiamo e ce la giocheremo con tutti, arriviamo all'obiettivo e poi ci divertiremo strada facendo. Ci siamo forse oggi ripresi 3 punti che abbiamo lasciato sabato scorso sul campo del Fabbrica e andiamo avanti, adesso riposiamo, abbiamo un turno di riposo. Di ambizione. Grazie a Gianmarco Paolini, lo lasciamo alla doccia, però c'è una nota da parte del tecnico Alessio Caprale. Sì, perché è importante, prima abbiamo parlato di chi gioca meno, noi abbiamo Jacopo Mugnaini che è un ragazzo d'oro, che ogni tanto è un po' esuberante per l'età, però ha fatto tutto lo scorso anno comunque masticando amaro, perché è un under che giocherebbe ovunque. Lui è rimasto a lavorare col preparatore dei portieri Maurizio Sala, che è bravissimo, è stato dietro a Michael Filippini che lo sta aiutando nella sua crescita. Oggi ha giocato, ha sbagliato qualcosa all'inizio, perché non tanto per il gol preso quanto per la gestione di alcuni possessi, però poi ha dimostrato anche lui che il ragazzo, a parte in gamba, è un gran portiere e l'ha dimostrato facendo delle ottime cose. Questa vittoria è soprattutto la sua, perché non è facile. Facciamo comunque un augurio di pronta guarigione a Michael. Tutti i portieri, noi abbiamo 4-5 portieri, perché abbiamo anche Matteo Filippini, Giancarlo Alessi, Frillocchi, Conficconi. Sono tutti ragazzi sempre pronti e quando vengono chiamati in causa danno come gli altri il fritto. Questa è la cosa importante del gruppo.